Nella festa del 1° maggio a Borgo Taro i sindacati hanno riflettuto sulla problematica situazione economica e finanziaria in cui versa tutta l'Italia, territorio della Valtaro compreso. Il ministro degli interni Cancellieri ha incontrato oggi a Roma il presidente del comitato di paternariato WORS Roma, con il quale ha discusso dei vigili del fuoco volontari di Borgo Taro. Un vero e proprio diluvio non ha fermato la tradizionale sfilata del 1° maggio ad Anzola, legata al Cantamaggio, in tantissimi si sono ritrovati a far festa nella frazione bedognese. Mangiare sano per vivere meglio e più a lungo è la filosofia che anima il laboratorio di cucina organizzato a Borgo Taro in queste settimane dalla Lega Italiana per la lotta ai tumori. Battesimo tutto bercetese per il coro Voci della Valgotra, che per la prima volta in occasione della ricorrenza del 25 aprile si è esibito a Berceto nella casa protetta Cavazzini, ottenendo un grande successo. Buonasera telespettatori di RTA News, benvenuti all'informazione locale. Anche in Valtaro si è celebrata ieri la giornata del 1° maggio, la festa dei lavoratori, a ospitare l'imponente manifestazione alla quale hanno preso parte numerose persone. È stato il capoluogo della Valtaro, Borgo Val di Taro. Sicuramente un 1° maggio di crisi, un 1° maggio dove i sindacati presenti, CGIL, CISL e UIL, si sono interrogati sulla situazione economico e finanziaria in cui versa l'Italia in generale, ma anche ovviamente tutta la Valtaro, una situazione che sicuramente non è delle più rose, anzi. Un 1° maggio di crisi. I sindacati riflettono sulla stagnazione economica che sta colpendo non solo l'Italia, ma anche l'Europa e l'intero mondo industrializzato. Una crisi che a giudizio dei sindacati non va superata con provvedimenti tampone che colpiscono sempre le classi sociali meno abbienti, ma con misure che favoriscano la crescita e lo sviluppo. Questo è il piano che i sindacati chiedono, non hanno condiviso le scelte che il governo ha posto sia sul mercato del lavoro, sia sugli ammortizzatori sociali, che rischiano di togliere anche speranze a imprese in crisi. Noi riteniamo che oggi bisogna tornare a investire, investire sul pubblico, investire in infrastrutture, superare il patto di stabilità che vincola i comuni virtuosi, perché se non si supera il patto di stabilità i comuni non possono pagare gli imprenditori che hanno lavorato per loro e si blocca ulteriormente l'economia. Quindi queste politiche recessive non sono più condivise. Riteniamo di dover abbassare le aliquote fiscali, soprattutto sui lavoratori dipendenti e pensionati, utilizzando le risorse che devono essere recuperate dalla lotta all'evasione fiscale. Poi un piano industriale per il Paese che riparta da alcuni settori standard, molto semplicemente alimentaristi, settore alimentare e settore edile, e dare anche una prospettiva a un piano energetico nazionale. Queste scelte per noi possono essere l'inizio di una ricostruzione per il Paese. La manifestazione borgotarese del 1° maggio, che come tradizione ha avuto valenza comprensoriale, ha visto la partecipazione delle 5 amministrazioni comunali dell'Alta Valtaro, delle 3 confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, dei consiglieri provinciali della montagna, nonché di tanti cittadini. Come usanza da qualche anno, l'amministrazione del capoluogo valtarese ha voluto ricordare uno dei mestieri storici esercitati nel paese, premiando questa volta 3 barbieri ormai in pensione. Giulio Spagnoli e Domenico Zecca, ai quali è stata consegnata una stampa di Mario Previ, nonché Gino Bovi, che non ha potuto essere presente alla cerimonia.
Abbiamo in questi anni raccontato la storia dei cavatori, dei mulattieri, dei pendolari. Quest'oggi abbiamo voluto ricordare le figure dei barbieri. Numerosissime le botteghe di barberie che esistevano nel nostro paese, in tutti i paesi della zona, anche nelle frazioni. Un lavoro che era fatto anche molto di socialità, dello stare insieme, era un punto, un luogo di incontro, di scambio di informazioni, ma anche di idee, e soprattutto era un luogo di trasmissione della professionalità. Le botteghe artigiane erano il luogo all'interno del quale i giovani imparavano un lavoro e se lo trasmettevano, se lo tramandavano di generazione in generazione. Crediamo che da lì si possano recuperare non solo delle tradizioni, ma soprattutto dei valori che anche oggi dobbiamo riscoprire per affrontare con forza e con coesione le difficoltà della crisi attuale. Il ministro degli interni, Anna Maria Cancellieri, ha incontrato oggi a Roma il presidente del comitato di partenariato Worms Parma, Hans Joachim Ruhl, per un colloquio ufficiale. Nell'incontro si è discusso anche di Borgotaro. Infatti, prima di partire per l'Italia, Ruhl in un'intervista ha ricordato gli ottimi scambi avuti con il parmense ed in particolare ha citato i vigili del fuoco del capoluogo della Valtaro e quelli della città tedesca che nel corso degli anni recenti hanno portato a reciproche visite. Domani 3 maggio alle 20.45 presso la Casa del Fanciullo in piazza 11 febbraio a Borgotaro si terrà il secondo incontro tematico per riflettere sul concetto di cura. Titolo della serata: bambini da allevare o bambini da curare. L'incontro è rivolto alle famiglie dei bambini che frequentano ovviamente l'asilo e l'invito è esteso a tutta la comunità. Relatore dell'incontro che si terrà nel salone della scuola sarà Don Angelo Busi. E ora parliamo di un altro avvenimento legato al primo maggio, anche se rispetto alla festa dei lavoratori ovviamente è tutta un'altra cosa. E stiamo parlando del Canta Maggio, una tradizione di anni e anni e anni che davvero si perde nella notte dei tempi, che viene però sempre rispettata qualunque tempo ci sia, qualunque siano le condizioni meteo. Ieri pioveva, a un certo punto davvero si è assistito anche a un vero e proprio nubifragio, ma loro in territi erano lì a cantare, a suonare e a far festa ad Anzola, la frazione di Bedogna, famosa proprio per uno dei cantamaggio che si tengono nella nostra zona. Il servizio. Cantamaggio 2012, qui piove a dirotto, comunque la gente c'è lo stesso, la tradizione del cantamaggio è talmente sentita che nonostante veramente un nubifragio, Anzola è piena di persone. Temperatura è bassa e l'acqua c'è, l'allegria altrettanto. Non c'è un po' troppa acqua? È abbastanza, però è comunque sempre una festa ricca di tradizione, dove... Ricca di vino? No, ricca di vino anche, però soprattutto ricca di divertimento. Ascolta, cosa fai adesso che qua piove dappertutto? Adesso andiamo qua, ci riscaldiamo un po' e poi torneremo alle nostre rispettive case. Ci vi scaldate come? Ci riscaldiamo con un buon bicchiere di vino. E basta? Sì. Con tutte le belle ragazze che ci sono qua? Ma quelle lì è un po' più difficile. Poi io sono fidanzato e non posso... Signora, scusi, signora, ma qua di primavera se ne vede poca, com'è sta facendo? Pazienza, però le rondine sono già arrivate, guarda.
qual è il menù giusto per la merenda del Cantamaggio? Di tutto, perché questi ragazzi quando pane rientrano patata. Va bene qualunque pane cosa patata. Mi dicono pane e patata. Pane e patata. Molto visione, se no te tagli. Pane e patata? Pane e patata. Il pane ce l'abbiamo messo stamattina, la patata è qua. Sta scappando. Guarda. Ma è un po' esagerata. Senti, ma qua mancano le uova, ci vogliono le uova? Sai che non ho le galline, ma le avranno prese dalle altre parti. Le hanno prese dalle altre parti? Sicuramente. Questa è la quanto vino? Il pane ce l'abbiamo tanto, messo. Tanto, una damigiana. No, sì, no. Sono anni. Uno. 10, 15. Te sei nato nel Cantamaggio. Resistiamo, sì. Quest'anno con la pioggia com'è andato? Non c'è problema. Non se ne frega. Ma la pioggia, eh? Per l'amor di... No, assolutamente. Anzi. Ci vuole. Continua il pomeriggio, continua la pioggia, ha dirotto. E qui l'unica acqua che hanno visto questi ragazzi qua è quella del cielo, è solo vino. L'amministrazione comunale di Borgo Taro organizza per il prossimo venerdì 4 maggio alle 21 nella sala convegni della comunità montana in piazza 11 febbraio un incontro pubblico per la presentazione del progetto eolico del Santa Donna, proposta attualmente al vaglio regionale e per la valutazione di impatto ambientale. Saranno presenti anche rappresentanti di Eolica Parmense che presenteranno gli aspetti tecnici del progetto. All'incontro sono invitati ovviamente tutti i cittadini interessati. Sabato 5 invece alle 21, sempre a Borgo Taro, questa volta però al Museo delle Mura, si terrà un incontro organizzato con il patrocinio di ANCI, Emilia Romagna e Comune per presentare il progetto Gaser 2012 FATS Club. Si parlerà della possibilità di aderire a gruppi di acquisto solidali specializzati nella progettazione, fornitura ed installazione di pannelli solari e fotovoltaici, sul loro funzionamento e sui possibili vantaggi. Si tratterà di un ulteriore e utile momento di informazione finalizzato a diffondere ulteriormente la cultura delle energie rinnovabili e delle opportunità di cui anche i privati possono beneficiare in questo ambito.